Tutti i genitori vogliono il meglio per i loro figli. Vogliono che crescano sani, felici e forti. Più di ogni altra cosa, forse i genitori veramente cristiani vogliono che i loro figli crescano per amare e per servire il Signore. Però questo richiede un'educazione cristiana decisa e intenzionale. Al contrario di quello che molti genitori pensano, l'educazione cristiana dei nostri figli inizia in casa, sì, proprio nella nostra, nella tua casa. Deuteronomio capitolo 6 dice dal versetto 4 a 9: Ascolta Israele, il Signore, il nostro Dio, è l'unico Signore. Tu amerai dunque il Signore, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. Questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore. Li inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai, quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno e te li metterai sulla fronte in mezzo agli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle porte della tua città. Deuteronomio capitolo 11 versetto 21. Affinché i vostri giorni e i giorni dei vostri figli nel paese che il Signore giurò di dare ai vostri padri siano numerosi come i giorni dei cieli al di sopra della terra. Come puoi vedere, crescere un figlio o una figlia devoto a Dio e felice nel mondo negativo in cui noi viviamo oggi richiede conversazioni aperte e oneste. Conversazione dove una mamma e un papà che si amano si perdonano facilmente e facilmente l'uno dell'altro. Perché l'amore di Dio è in primis in noi o nei genitori. L'altra parte della formazione cristiana dei nostri figli è insegnare loro l'importanza di leggere la Bibbia, l'importanza di pregare al Signore, l'importanza di ubbidire ai Suoi comandamenti, l'importanza di riunirsi con la Chiesa di Cristo alla domenica. Purtroppo il conto più salato della pandemia per la Chiesa di Cristo è l'assenza dei nostri bambini, dei nostri adolescenti e dei ragazzi. Per diverse famiglie, non tutte, il lockdown negli ultimi mesi è stato una grande scusa. Forse una scusa per non stare con la Chiesa una volta alla settimana, ma un motivo per andare al mare soltanto, quando invece si potrebbe con amore conciliare le due cose. Magari altri dicono, quando la scuola domenicale riprenderà le sue attività, porterò i miei figli in chiesa. Ma la realtà è un'altra. Non è l'assenza della scuola domenicale, è l'assenza dei genitori. La lontananza di molti genitori che, ahimè, hanno sempre una scusa per non essere presenti alla celebrazione domenicale accompagnati dai propri figli. Caro genitore, tu sei responsabile davanti a Dio. Un giorno vorrai che i tuoi figli vengano in chiesa, ma saranno loro che non vorranno più venire. Un giorno vorrai che leggano la Bibbia, che preghino al Signore, che siano veri discepoli di Cristo, ma forse sarà troppo tardi. Allora fai oggi la scelta giusta. Ricordati che il virus del peccato è molto più pericoloso. E l'unica maniera di essere guarito da questo male è avere un rapporto personale con Gesù Cristo. È vero che i bambini imparano più con le nostre azioni che con le nostre parole. Infatti, non è mai stato più vero di oggi. Parola di Dio, Deuteronomio capitolo 4, versetto 9. Soltanto bada bene a te stesso e guardati dal dimenticare le cose che i tuoi occhi hanno viste. Ed essi non ti escono dal cuore finché duri la tua vita. Anzi, falle sapere ai tuoi figli e ai figli dei tuoi figli. Deuteronomio capitolo 32, versetto 44 a 47.
E Mosè venne con Giosuè, figlio di Nun, e pronunciò in presenza del popolo tutte le parole di questo cantico. E quando Mosè ebbe finito di pronunziare tutte queste parole davanti a tutto Israele, disse loro: «Prendete a cuore tutte le parole che oggi pronunzio solennemente davanti a voi. Le prescriverete ai vostri figli, affinché abbiano cura di mettere in pratica tutte le parole di questa legge. Poiché questa non è una parola senza valore per voi, anzi è la vostra vita. Per questa parola prolungherete i vostri giorni nel paese del quale andate a prendere possesso passando il Giordano». Salmo 78, versetto 1 a 4. Cantico di Asaf. Ascolta, popolo mio, il mio insegnamento. Porgete orecchio alle parole della mia bocca. Io aprirò la mia bocca per esprimere parabole, esporrò i misteri dei tempi antichi. Quel che abbiamo udito e conosciuto, che i nostri padri ci hanno raccontato. Non lo nasconderemo ai loro figli, diremo alla generazione futura le lodi del Signore, la sua potenza e le sue meraviglie che Egli ha operate. Infine, 1 Samuele, capitolo 1, versetto 27 e 28. Pregai per avere questo bambino. Il Signore mi ha concesso quel che io gli avevo domandato. Perciò anch'io lo dono al Signore finché vivrà. Egli sarà donato al Signore. E si prostrò davanti al Signore. Padre, abbi misericordia di noi in qualità di genitori. Padre, abbi tu misericordia di noi in qualità di nonni, perché anche noi siamo responsabili per insegnare ai nostri nipoti, ai nostri figli e alle generazioni future affinché camminino con te. Viviamo tempi difficili, ma la difficoltà più grande è dentro del nostro cuore. Noi riprendiamo, Signore, nel nome di Gesù Cristo ogni male, affinché ogni genitore e nonno sia responsabile per condurre il proprio figlio o nipote a Cristo Gesù. Aiutaci, Signore, a rivederci e a camminare con te giorno per giorno per il bene e il futuro della tua Chiesa, il futuro delle nostre famiglie, per la tua gloria, nel nome di Gesù. Amen. E il popolo di Dio dice: Amen.